Uè, avete presente il film Ready Player One, in cui un'umanità sull'orlo del caos ha trovato rifugio in Oasis, un enorme universo di realtà virtuale su cui milioni di persone interagiscono quotidianamente per fuggire dalla realtà? Beh, io no, però questo è quello che ho letto dopo aver googlato film che parlano di metaversi per informarmi un po' prima di fare questo video. Apprezzate la sincerità. Comunque, è notizia di qualche giorno fa che Mark Zuckerberg, il noto magnate proprietario di Facebook, nonché massone rettiliano coi tentacoli al posto dei capezzoli, stia ufficialmente muovendo i primi passi per la realizzazione di una Matrix Made in UE. Sigla e capiamo meglio di che si parla. Non è una novità che la realizzazione di un metaverso, che semplificando al massimo è un universo virtuale alternativo al nostro, sia un'opportunità piuttosto ghiotta su cui molte aziende operanti nel settore tech vogliano investire. Se ne è iniziato a parlare qualche mese fa con Epic Games, la piattaforma creatrice di Fortnite, che ha dichiarato di aver raccolto circa un miliardetto di dollari da investire nella realizzazione di questo universo alternativo che già mi fa paura pensando ai balletti che ne verrebbero fuori. Un'altra azienda che si era detta molto interessata è appunto Facebook, che ora pare che stia ufficialmente muovendo i primi passi in quello che tempo fa sembrava solamente un progetto fantascientifico, annunciando ben 10.000 assunzioni in 5 anni nella sola Unione Europea, con un massiccio reclutamento di forza lavoro specializzata e qualificata. Si parla principalmente di ingegneri e tecnici del mondo digital. E niente, amici filosofi, temo che dovrete continuare a mandare il curriculum al McDonald's. A meno che scegliate il lato oscuro. In quel caso, potete puntare a diventare Diego Fusaro. Brrr, ho i brividi al solo pensiero. Il progetto Facebook è ambizioso e punta a sviluppare una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata al fine di avvicinare l'interazione online all'esperienza che si ha con le interazioni di persona. È passato di tempo da quando pescavo le carpe su Metin. Comunque, se pensate che il tutto si ridurrà a una serie di giochini sadici tipo murare le persone vive come nei vecchi The Sims, mi spiace, ma temo che non sarà semplicemente così. Senza voler fare troppo ai complottisti, ad esempio, è un attimo che diventi un metodo alternativo per tracciare le abitudini di comportamento dei consumatori. Oppure, che ne so, è un nuovo modo di proporre servizi, eventi, o anche, che ne so, un'evoluzione di quelle che sono le app che già utilizziamo di giorno in giorno, insomma. È un mercato potenzialmente enorme. Facebook ci tiene a chiarire che nessuna azienda sarà proprietaria del metaverso, né lo gestirà. L'idea sembrerebbe essere, quindi, almeno a parole, quella di sviluppare un secondo World Wide Web, un secondo, diciamo, universo virtuale in cui ognuno dà il proprio contributo. Con la caratteristica distintiva di essere aperto e interoperabile. Insomma, è uno sviluppo di un secondo internet libero ma controllato. E quella dell'interoperabilità mi sembra una caratteristica fondamentale, per quel che ne capisca. Già, perché ad esempio, se tutti possono avere accesso e contribuire pezzettino dopo pezzettino, già ci vedo meno rischi e al contempo magari una cosa meno monopolistica, meno controllabile. E da questo punto di vista, l'investimento ingente nell'Unione Europea penso che sia un segnale importante che spero possa spingere le istituzioni a buttarci un occhio e una controllatina ogni tanto, magari venendo coinvolti nello sviluppo della regolamentazione. Anche perché secondo me fermare il progresso è una cosa impossibile. E dopodiché io devo ammettere che sono anche piuttosto curioso, penso che sarò tra i primi a provarlo quando uscirà. Devo dire che non ci vedo troppissimi rischi perché io la vedo al momento solo come un'evoluzione del mondo in cui, non volenti o nolenti, viviamo già attualmente. Quindi devo dire che la vedo in modo positivo io. E voi che ne pensate? Bene, tra quanto tempo quindi potremo crearci un avatar di Salvini e andare a sparare coi fucili laser ai barconi? 10 mesi? 15 mesi? Eh no, 10-15 anni. Quindi potete avere tutto il tempo di diventare boomer e commentare con "ai miei tempi i Pokémon avevano solamente 7 braccia e 15 cannoni laser". Perché io i Pokémon moderni li vedo così, non che li conosca. Sarà che sono già un po' boomer io. Viva Pikachu!
E niente, per oggi è tutto, fatemi sapere che ne pensate, soprattutto se c'è qualcuno che ne capisce di tecnologia e di queste cose, lasciate un commento, condividete il video, vi invito ovviamente a dare un'occhiata al mio libro Cascina Speranza, una riscrittura creativa della fattoria degli animali di Orwell che affronta il tema del populismo nell'era moderna, vi lascio tutti i link in descrizione, ci vediamo con i prossimi video informativi oppure con la serie L'Infiltrato, iscrivetevi per non perdere nulla. Ciao!